Per i lavori di artigianato è proprio la metafora, l'esempio che abbiamo scelto per introdurre l'argomento di oggi, un argomento in realtà molto serio, e cioè la progressiva scomparsa di arti e di mestieri molto antichi. Manodopera d'eccellenza che per decenni ha qualificato il Made in Italy nel mondo e che ora rischia di sparire senza lasciare eredi. Beh, noi oggi parleremo di questo nella nostra puntata, faremo un viaggio tra i mestieri, le arti più significative, tra le botteghe storiche che rischiano di sparire. Parleranno i protagonisti, ci aiuteranno a capire il perché di questo fenomeno, un fenomeno senza statistiche, e naturalmente daremo anche spazio al dibattito parlamentare, la cifra del nostro programma, per capire quali sono le soluzioni e le proposte all'esame del Parlamento. Beh, ma cominciamo subito il nostro viaggio, lo facciamo dalla Ciociaria. E sì, noi torniamo in Ciociaria per vedere una realtà veramente interessante. Qui sembra di fare un passo indietro nel tempo, nella lavorazione a mano dei mattoni e nelle fornaci a legna, insomma un po' come si faceva nell'antichità. Ce ne parla Giuseppe Ardica. Usciva il ragno dal ragnaio e si mangia la mosca dal moscaio. L'azienda esiste già da molto tempo, diciamo, noi abbiamo documenti relativi proprio a questo tipo di fornace che è risalente al 1731, in cui si parla già di commercio e forma industriale di produzione. Perché mantenere questo tipo di forma? Perché il mattone viene meglio, è la stessa differenza che c'è tra la crostata della grande ditta della distribuzione, la crostata della pasticceria e la crostata della nonna. Quello che serve è passione certamente, ma soprattutto la voglia di fare questo tipo di lavoro, di dare un prodotto che si è dimenticato. E questo è il concetto che va preservato nell'artigiano, cioè volerlo fare. Perché? Perché ovviamente ci sono in molti campi altri vantaggi. Nel nostro campo il vantaggio è che il mattone resiste 500 anni e più, come quelli che facevano i romani, facevano i bizantini, facevano i babilonesi e così via. Dopo l'estrazione, in cui si estrae dal terreno l'argilla e anche i sassi di tufo che vengono macinati in modo da non buttare via niente, si arriva a un'argilla, diciamo, plastica, malleabile. E di lì in poi è lo stesso lavoro che fa lo scultore, il ceramista, eccetera. Noi facciamo dei mattoni, mattoni di vario genere, ne abbiamo più di 1000 modelli. Bisogna saperli modellare, bisogna sapere l'impasto se è al punto giusto e alla maniera giusta, quella di realizzare con un dato stampo il dato mattone, oppure a volte, insomma, si inventano dei trucchi, si può usare uno stampo di metallo, uno stampo di gesso, uno stampo di silicone, perché no? La maggior parte comunque sono di legno.